Le competenze sono davvero diversificate perché una permanenza lunga chiede sicuramente la capacità di sostentare la presenza umana in maniera differente, quindi telemedicina, quindi fisiologia umana nello spazio profondo, quindi fuori dalla magnetosfera terrestre, e non da ultimo delle capacità di interazione uomo-macchina, perché la presenza umana avrà sicuramente bisogno di parecchia robotica per dedicarsi alla scienza e non alle attività, diciamo, di basso livello, nonché la capacità di essere indipendenti dalla Terra, quindi potersi autosostenere con le risorse presenti in loco. Gli astronauti nelle varie missioni Apollo hanno trovato principalmente sulla superficie lunare, ovviamente quella che è stata visitata dalle missioni, che non è tutta la superficie lunare, chiamiamola della sabbia, quindi uno strato che in funzione della zona va dai 5 ai 10 metri di profondità, di elemento non coeso, granulare, con un particolato molto piccolo, dovuto al fatto che la Luna non ha atmosfera e quindi facilmente viene bombardata da corpi esterni e il materiale di superficie viene frantumato appunto a livello di polvere. Quindi la gran parte dei campioni dei 400 kg riportati sono per lo più di tipo non coeso, granulare, qualche sasso, diciamo, e materiale di sottosuperficie all'intorno di diciamo mezzo metro ottenuto attraverso la trapanatura del suolo. Quindi hanno trovato principalmente sabbia, possiamo dire, quella che si chiama regolite. Assolutamente sì, per vari motivi, sia per la sua dimensione granulometrica, essendo appunto nell'ordine dei micrometri, si infila ovunque e quindi a tutti quelli che possono essere dei meccanismi crea problemi come una classica sabbia, diciamo. In più, la composizione chimica crea difficoltà di interazione con qualsiasi tipo di materiale perché ha una forte componente silicica, che è quindi praticamente vetro, quindi è molto abrasiva. E infatti si è rilevato sia analizzando al microscopio le fibre delle tute degli astronauti delle missioni Apollo, ma anche recentemente, in un contesto diverso da quello lunare come quello marziano, sulle ruote dei vari rover che si trovano sulla superficie marziana, forature, abrasioni, che ovviamente possono portare o a ridurre le prestazioni dell'oggetto robotico o addirittura a mettere in pericolo la vita degli astronauti, perché ricordiamo che le tute, ad esempio, servono a mantenere temperatura e pressione corrette, quindi una foratura delle tute diventa un pericolo di vita. La regolite si trova dappertutto sulla Luna e il motivo è appunto perché nasce da un'assenza dell'atmosfera che consente alla superficie di essere bombardata da qualsiasi oggetto che arrivi dallo spazio profondo. Quindi è una distribuzione relativamente uniforme, diciamo in superficie e non in profondità. In profondità si differenzia più evidente e profonda nelle zone delle Highlands, che sono localizzate nelle zone polari, meno profonda nelle zone equatoriali. Pur essendo ugualmente distribuita a livello di superficie, non ha la stessa composizione ovunque, quindi come sulla Terra ci troviamo ad avere delle zone in cui certi minerali sono più o meno presenti e quindi anche il loro sfruttamento può essere facilitato o impossibilitato a seconda di dove ci troviamo sulla superficie. La regolite si trova non solo sulla Luna, ma nel sistema solare
discretamente presente proprio perché è generata dalla interazione tra il materiale preesistente sulla superficie di qualsiasi corpo planetario e gli oggetti che arrivano dallo spazio profondo, quindi meteoriti piuttosto che asteroidi, quindi ciò che può provocare un impatto e una frammentazione del suolo fino a ridurlo a un particolato granulare. Quindi è chiaro che la regolite è presente con composizioni differenti sugli asteroidi e tanto meno porosi sono, tanto più questa sabbia rimane in superficie perché non ha la possibilità di entrare all'interno dei pori di questi sassi planetari, diciamo. È presente anche su Marte, quindi anche su un corpo che in realtà ha atmosfera, dovuto a fenomeni similari, ma anche ai fenomeni provocati dalla grande attività atmosferica che il pianeta rosso ha. Quindi non è una prerogativa lunare dal punto di vista della sua conformazione fisica come materiale granulare. Si differenzia in composizione, chiaramente. La regolite, proprio per come si viene a creare, è un misto mineralogico perché nasce dalla frammentazione del materiale presente sulla superficie e del materiale che viene ad impattare. Quindi ha specificatamente per la Luna una presenza diversificata di vari minerali, quali olivina, pirossene, plagioclasio, ilmenite. Ovviamente in percentuali diverse, tutti questi minerali hanno una forte presenza di ossigeno, quindi sono a forte composizione di ossidi, tra cui spicca, diciamo così, la componente di silicio. Infatti l'ossido di silicio rappresenta quasi il 45-46% della composizione chimica della regolite stessa, quindi indirizza anche su quali risorse ci si può appoggiare per il sostentamento di una potenziale futura presenza umana di lungo periodo, in questo caso sul nostro satellite. La regolite ha alcune caratteristiche fisiche abbastanza interessanti se ci focalizziamo poi sulla interazione di attrezzature o umani con la regolite stessa. Ad esempio, ha una densità attorno a 1,5 grammi al centimetro cubo che ci permette di capire come la regolite si comporta nel momento in cui noi la maneggiamo anche in un contesto di gravità ridotta come quello lunare. Un'altra proprietà fisica interessante riguarda il suo comportamento rispetto al trasferimento termico. È un buon isolante, quindi ha una conduttività termica molto bassa, legata anche al fatto di essere granulare, quindi avere del vuoto tra le particelle. Quindi, se da un certo punto di vista può essere utilizzata per proteggersi da un'energia termica molto alta, dall'altro punto di vista, se la vogliamo scaldare, abbiamo bisogno di parecchia energia per riuscire a scaldarla. Ha un altissimo livello termico, quindi temperatura di fusione, è una mistura di minerali e quindi fonde completamente, si trasforma in magma. Giusto per dare un'indicazione, oltre 1500 gradi Kelvin, quindi intorno ai 1300 gradi Celsius. Quindi, se la vogliamo utilizzare in cambio di fase, abbiamo bisogno di un certo grado di energia per poterla portare in temperatura. Un materiale granulare è una via di mezzo, diciamo, tra un solido
è un liquido. E in quale posizione si pone dipende fortemente dalla velocità con cui noi lo movimentiamo. Quindi più la velocità è alta, più il particolato, quindi il materiale composto da tante particelle non coese tra di loro, si comporta similarmente a un fluido. Più la velocità è lenta, più il comportamento è simile a un solido. Quindi ci troviamo di fronte a un materiale che, se viene mescolato, ad esempio, non raggiunge un mescolamento omogeneo. Se viene compattato, in relazione alla dimensione delle particelle e al contesto gravitazionale, può assumere anche delle forme proprie, non la forma del contenitore, come avviene per il fluido. Quindi può portare, nel momento in cui viene utilizzato, ad avere delle conformazioni non adeguate per il macchinario all'interno del quale questo materiale viene utilizzato. Non essendo un solido e quindi non essendo coeso, può subire dei fenomeni cosiddetti di valanghe, quindi di implosione di alcune zone del materiale stesso per non coesione delle particelle. Quindi diciamo che è un materiale particolare il cui comportamento può essere controllato, ma prestando estrema attenzione alla distribuzione del materiale stesso, alla temperatura a cui si agisce, alle velocità a cui lo si sottopone, alla pressione, quindi alla compattazione a cui lo si sottopone, e non da ultimo alle sue caratteristiche di composizione, perché ne influenzano l'interazione particolare a livello microscopico. Questa domanda non è semplice, nel senso che in realtà non sappiamo ancora ottenere dei prodotti dalla vera regolite lunare, perché si sta imparando in questo periodo a riportare quelli che sono dei processi industriali chimici già assodati e ben noti sulla Terra, in un contesto che non è quello terrestre, con un materiale che non è presente in questa conformazione, come la regolite, sulla Terra. Quindi si è imparato e si sta imparando con dei materiali che simulano la regolite, ricostruite appositamente, ad estrarre alcune delle sostanze che si ritengono essere le prime ad essere necessarie per una presenza umana, vale a dire ossigeno, idrogeno e quindi conseguentemente acqua o anche direttamente acqua laddove ci siano dei volatili intrappolati nel sottosuolo lunare, metalli per l'utilizzo successivo per la produzione di altri elementi e direttamente l'utilizzo della regolite, come dicevo, un simulante del terreno per avere del materiale adatto alla costruzione, quindi attraverso sinterizzazione. Quindi diciamo sinteticamente che attualmente si è riusciti a ottenere acqua, ossigeno e materiale sinterizzato attraverso dei processi di stampa 3D, ma sempre da materiale che simula la regolite planetaria. Nel nostro laboratorio studiamo la regolite attraverso i simulanti, quindi delle misture granulometriche che riportano le caratteristiche chimiche e o fisiche della regolite lunare, prendendo ovviamente ad esempio il materiale riportato dalla Luna. Esistono un certo numero di fornitori di questo tipo di materiale, ultimamente stanno diventando sempre più numerosi. Inizialmente esistevano solo
oltreoceano, attualmente esistono anche a livello europeo, ovviamente la qualità del materiale è molto diversificata perché il simulante può rispondere ad esempio solo alla dimensione del grano piuttosto che anche alle caratteristiche termiche, piuttosto che alle caratteristiche meccaniche. In relazione a ciò che si vuole sperimentare con il materiale, si può scegliere un simulante di qualità differente e più o meno certificato. Al Politecnico di Milano stiamo lavorando molto sulla estrazione di alcune sostanze particolari dal simulante lunare, e in particolare l'estrazione di ossigeno ed acqua, e quindi è molto importante utilizzare simulanti che siano rappresentativi nel migliore dei modi, quindi sia dal punto di vista chimico che fisico, della reale regolite lunare. Quindi ci forniamo di materiale proveniente dagli Stati Uniti, rappresentativo di diverse zone della Luna, quindi sia gli islands che i maria, perché la composizione può essere diversa, e a questi applichiamo dei processi ben noti sulla Terra termochimici con alcuni aggiustamenti sul tipo di come viene gestito il processo, da cui riusciamo a estrarre l'ossigeno intrappolato negli ossidi della regolite barra simulante lunare. Questo è molto importante perché in questo modo stiamo contribuendo a livello europeo alla realizzazione di un primo prototipo di impianto di utilizzo delle risorse lunari che potrà essere preso in considerazione per un volo di prova nei prossimi anni, diciamo entro il 2025, in una delle missioni previste sulla superficie lunare.